Amici camminatori, buon pomeriggio a tutti. È della serie Due passi in città, visto che è vicino casa, prima di andare a farmi la mia corsettina pomeridiana, vi volevo mostrare la bellezza, una cosa in passa molto rapida, della Basilica di Santa Maria Maggiore, e una basilica papale, guardate che meraviglia. Ve la faccio vedere in maniera molto veloce, poi capiterà il momento in cui vi farò una cosa più dettagliata, molto bella, ma vi volevo proprio regalare questa chicca, visto che sono proprio di passaggio, perché è veramente una basilica molto bella anche all'interno. Vi farò vedere qualcosa anche all'interno, ma zitti zitti, senza commenti, perché stanno celebrando la messa. Santa Maria Maggiore, questa è molto particolare perché è anche la chiesa, cioè è la basilica della Madonna della Neve, cioè, perché praticamente c'era, da quello che ho letto, il Papa Liberio che doveva costruire questa nuova basilica, però non sapeva dove, allora chiese segno alla Madonna di dargli un cenno, un segno, perché lui potesse capire dove costruire questa chiesa. Ed ecco che c'è sta nevicata, c'è sta leggenda di questa nevicata proprio su questo luogo, per cui quello era il segno della Madonna, per cui poi Papa Liberio fece costruire questa basilica qui, e per questo la Madonna, questa basilica dedicata alla Madonna, la chiamano la Madonna della Neve o la Signora della Neve, ed è molto particolare e suggestivo perché tutti gli anni, il 5, ripeto se non ricordo male, giugno, ma mi sto confondendo, giugno-agosto, devo studiare meglio, tutti gli anni qui si celebra proprio quel momento, per cui fanno la sera, fanno una finta nevicata, ed è molto suggestiva perché è il momento in cui appunto la Madonna indicò che in questo luogo ci doveva essere questa chiesa. Zitti zitti, c'è la messa, entriamo, non commento, ma guardate che meraviglie ci sono all'interno. Un abbraccio, giusto due secondi di chicca cittadina, ok? Passeggiando in città, alla prossima. Guardate che poi magari la prossima volta vi faccio vedere in maniera più approfondita anche l'interno. Comunque ho fatto mente locale il 5 agosto. Il 5 agosto è il momento in cui Papa Liberio ha il segno da parte della Madonna che qui doveva nascere la basilica con la nevicata che viene fuori. Ora vi volevo far vedere la parete tutta in oro lì dentro, ma contro sole non si vede, anche le statue non riesco a mettere a fuoco bene. Guardate, ecco, forse così si vede, sì. Oh sì, guardate lì, guardate che bello. E quindi siamo sul colle, uno dei sette colli di Roma, il colle Esquilino, siamo all'Esquilino, e qui tutti gli anni, il 5 agosto, simulano la nevicata della Signora della Neve. Venite, andiamo a vedere all'interno, zitti zitti, zitti zitti. Eccola la Madonnina della Neve, campeggia sul suo piedistallo di fronte chiaramente alla basilica, e questa è la facciata, molto molto bella. Madonna che campeggia
E dietro c'è una scalinata molto molto bella. Andando indietro si può andare a vedere la maestosità del tutto. Guardate. Ora lo riprendo da lontano, così possiate vedere. Guardate che bello. Ecco le campane, finita la messa. Santa Maria Maggiore, la signora della neve. E questa è la parte retrostante della basilica con la scalinata di cui vi parlavo prima. Guardate, bella. La Basilica di Santa Maria Maggiore, bella. Guardate questa scalinata che tutti i pomeriggi è colpita dal sole ed è bella, c'è niente da fare. Essere
Visto che bella, visto che meraviglia. Poi magari, ripeto, oggi c'era la messa e non potevo essere libero di visitarla come si deve, ma la prossima volta facciamo un video specifico su questo. Ora, stavo andando a farmi la mia corsetta e volevo condividere con voi questa cosa. Visto che vado a correre verso il Colle Oppio, ci rivediamo e ci facciamo un salutino anche dal maestosissimo Colosseo. Chiaramente un salutino dall'esterno, ma è sempre il Colosseo. Ci vediamo fra un po'. Ed ecco, amici, che la mia corsettina pomeridiana mi fa attraversare uno splendido Colle Oppio, che questa è la parte un po' più carina perché dall'altra parte c'è è vicino alla mensa di Sant'Egidio e diciamo che è un po' più bivacco di gente che soprattutto a quest'ora va lì per mangiare. Questa è la parte, diciamo, più turistica e già da lì intravediamo Sua Maestà il Colosseo. Quindi, come vedete, anche facendo una corsetta in città si può godere delle meraviglie che l'Italia ci offre. In questo caso, ragazzi, siamo a Roma, Caput Mundi, per cui che votica fa? Qui siamo a Colle Oppio e in fondo potete vedere che andremo a continuare la nostra corsettina intorno a Sua Maestà il Colosseo. Guardate che bellezza! Guardate lì. Ora, sempre contro sole perché questa è l'ora. Però devo aspettare per forza quest'ora perché questi giorni sta facendo veramente caldo, caldo pazzesco. Eccolo lì, si appalesa di fronte a noi con la sua maestosità, la sua imponenza. Il signor Colosseo. Che meraviglia, ogni volta, cioè, in pratica, giorno sì, un giorno no, faccio questo percorso per allenarmi e ogni volta è sempre una grande emozione, guardate. Guardate lì che meraviglia, imponenza, maestosità, il signor Colosso. Poi un altro pomeriggio lo dedicheremo solo ed esclusivamente all'altare della patria, monumento a me tanto caro e che tanto amo. Bene, vi ho fatto vedere questa chicchina. Giusto per condividerla con voi. Amici camminatori, spero che questa chicca vi sia piaciuta, una chicchina al volo, quindi vi saluto. Questo giro non faccio la chiusa con la birra perché sto correndo, se no sai dove mi va a finire la birra, mi esce dalle orecchie.
Quindi vi saluto dal Colosseo, ricordo a tutti quanti voi, mi raccomando, sempre gambe in spalla, perché anche quando camminiamo, quando corriamo, facciamo sport, ma viviamo il nostro territorio, godiamo, la nostra mente e il nostro corpo gode di queste bellezze che vedete dietro di me. Due passi in città, una corsa in città. Alla prossima.